Ciao a tutti e benvenuti su Ludau Games. Oggi vorrei farvi conoscere un gioco molto particolare, Myth of Empires, un gioco che ha attirato la mia attenzione e che è saltato fuori un po' dal nulla. L'ho conosciuto della sua esistenza giusto pochi giorni fa. Ed è una via di mezzo tra quello che può essere un Conan of Exile e un Mount Blade. Ambientato in una Cina antica, avremo modo di portare avanti il nostro personaggio all'interno di questo MMORPG da zero, procacciandoci tutte le risorse necessarie per farlo evolvere. Quindi una fortissima componente survival e per un late game una forte esperienza PvP, incentrata non soltanto sul combattimento singolo di altri giocatori, ma dalla possibilità di portarsi appresso degli uomini sotto di sé. Queste feature mi hanno incuriosito moltissimo e seppur il gioco sia ancora in early access promette molto bene. Sullo sviluppi dell'endgame chiaramente c'è ancora bisogna ancora aspettare e quindi si vedrà, però per quello che ci propone nelle prime fasi di gioco sicuramente merita. Possiamo vedere la possibilità di unirsi al server ufficiale, così come di creare un proprio server o di aggiungersi a un server personalizzato. E vorrei farvi vedere il gioco proprio dalle primissimi minuti. Cosa ci attende? Quindi non partiremo col personaggio che ho già creato, quando piuttosto andremo a unirci a un nuovo server. Fronte alla schermata di creazione del personaggio ed è veramente ben realizzata. Ora non mi perderò troppo, userò la creazione randomica. Vedi, va che roba, le labbra poi sono spettacoli. Veramente uno spettacolo, anche i tatuaggi ci danno giù pesanti. Allora prendiamo il nostro bel personaggio e entriamo in nostro nuovo mondo. Qui la possibilità di scegliere aree, diverse aree. Forbidden Place. Tutto il Forbidden attira. E qui le due modalità di combattimento base, o con le 8 direzioni o con le 4 più classiche che potremmo anche vedere in molti giochi simili, quale Mount & Blade, ma vediamo invece quella autoctona. Oh, bene, ce l'abbiamo fatta. Come vedete siamo degli uomini nudi, se non fosse per questo paio di braghe. E qui vicino abbiamo anche già un accampamento. Ma veniamo a noi, quello che effettivamente dobbiamo realizzare. In alto abbiamo la barra della vita, la barra della stamina e della fame. Mentre se premiamo I abbiamo accesso all'inventario. Questi sono proprio i primissimi oggetti che siamo in grado di produrre. Tale produzione avviene attraverso il raccoglimento di oggetti base, quali pietre, rami e varie fogliame. Qui possiamo vedere la possibilità di aumentare l'effetto di determinati utensili, in questo caso armi. In questo caso quello che ci consiglia il gioco è di aumentare attraverso degli skill, delle punti abilità che già ci vengono forniti, all'efficacia del raccoglimento della legna, ad esempio. Veramente la quantità di elementi in questo gioco è enorme e non ne conosco chiaramente tutti, avendo iniziato a giocare da poco. Qui invece abbiamo accesso a tutti gli oggetti possibili craftabili e man mano che il nostro livello salirà, livello che aumenterà con esperienza acquistabile non soltanto attraverso il combattimento ma anche attraverso la raccolta di risorse o la costruzione di oggetti, avremo modo di sbloccare appunto nuovi utensili, nuovi oggetti, da quello che possono essere gli oggetti per ottenere risorse a elementi
di edifici, armi, ovviamente, armature, equipaggiamento militare vario, cibo e medicinali e così via. La creazione di gilde, chiaramente, abbiamo le quest che nello specifico ci guideranno proprio i primissimi passi nella comprensione del gioco. I subordinati, che al momento per me sono ancora un'area inesplorata del gioco, ma che appunto ci permette di reclutare sotto di sé vari NPC che potranno aiutarci attraverso o il pagamento o addirittura la sevizia, la tortura. In più, tutta un'altra serie di features che sinceramente non ho la più pallida idea di cosa ci diano, ma che chiaramente entreranno in gioco più avanti. Obiettivi, nobiltà. Torniamo a noi. Con X si ha modo di ottenere la quest, nel caso venga completata. Ed eccoci qua, all'elemento base delle prime parti del gioco, raccogliere pietre, raccogliere rami. È abbastanza buffa tutta così, raccogliere pietre, raccogliere rami, però sì, effettivamente è quello che il gioco ci propone, d'altronde, per partire da zero. Piccolo trucco, se si tiene premuto E quando si raccoglie, si è in grado di continuare la raccolta senza dover ogni volta alzare e abbassare il pulsante. Può essere un po' una rottura di scatole. Ed ecco qua, attraverso la raccolta abbiamo ottenuto dell'esperienza. Quindi il primo nostro crafting, tasto destro, e qui possiamo indicare il numero di oggetti che vogliamo costruire, in questo caso della semplice fune, che sarà poi la base per la realizzazione di moltissimi oggetti. Durante il crafting noi possiamo tranquillamente uscire dall'inventario e mentre in basso a destra possiamo vedere come gli oggetti in costruzione vadano avanti, possiamo continuare la raccolta. Questa è una feature che ho trovato molto carina, che ci permette di risparmiare tempo e ottimizzare così la nostra attività sia alla costruzione che alla raccolta. Ed ecco qua. Un martello, un'ascia e una torcia. Essendo saliti di livello abbiamo modo di sbloccare nuovi elementi craftabili. Basamenti in legno, strutture difensive e la cassa degli oggetti. E anche le prime armi. Lo so, volete vedere le armi. Tra le più potenti abbiamo indubbiamente le pietre da lancio. Cosa buffa è che quando lanci le pietre poi queste non sono riutilizzabili. Cioè puoi raccogliere le pietre per terra, ma se tu poi le lanci, no, contano proprio come oggetti separati. Veniamo alla realizzazione di qualche pietra da lancio. Una, ce ne accontenteremo di una. Equipaggiamo le armi nella nostra barra e attraverso l'uso del tastierino numerico siamo in grado di switchare agevolmente arma. Le animazioni sono abbastanza fluide, senza essere estremamente veloci. Un buon connubio tra realismo e praticità. Adesso che abbiamo un'arma, vorrei farvi vedere un elemento un po' particolare, che è la base del combat system. Ora, premendo il tasto sinistro, abbiamo modo di sferrare dei colpi. Tenendo premuto, abbiamo modo di direzionare i tipi di colpi. E qui abbiamo veramente tutta la rosa dei colpi possibili: fendente, tondo, mandritto, ridoppio, rovescio e così via.
Tenendo premuto il tasto sinistro, utilizzando il sistema di combattimento che il gioco ci propone, abbiamo modo quindi non soltanto di preparare il colpo, ma anche di parare, okay? Quindi di assumere una guardia. La perplessità è che la difficoltà nel riuscire a capire la direzione del colpo dell'avversario e quindi nel tenere la giusta parata non è indifferente, a maggior ragione se dovremmo affrontare avversari multipli, o a maggior ragione nel caso si utilizzino armi in asta, i quali, seppur i colpi siano ridotti, perché per lo più tirano quasi esclusivamente punte, poi lo vedremo, le direzioni possono essere diverse. Quindi sono un po' perplesso per l'efficacia, okay, della parata, e temo che alla fine, sono in realtà sicuro, che la maggior parte del combattimento non sarà altro che questo. Colpisco, vado avanti, vado indietro, vado avanti, vado indietro. Eh sì, perché nel momento in cui la parata diventa estremamente complessa, il giocatore naturalmente si ritroverà a eseguire la tecnica più semplice, intuitiva ed efficace, che in questo caso è la sottrazione di bersagli. Ma torniamo al nostro survival. Le volpi, perché no? Potremmo provare a cacciare qualche volpe? Ebbene no, non lo fate, almeno non subito. Non soltanto vi attaccheranno in gruppo, ma vi faranno fuori in 4-4-8. Aspettate almeno di avere un equipaggiamento decente, come le prime armature che il gioco ci permette di realizzare, e possibilmente di attaccarle quando queste sono isolate. Ah, bene. Beh, a quanto pare sono stato buttato fuori dal server, quindi direi che il video di prima presentazione finisce qui. Io vi ringrazio per l'attenzione e avremo modo di vederci per altri video. A presto, ciao!